Eccoci amici con un altro video su Vape & Tech Channel. Oggi andiamo a parlare di liquidi ed è un liquido a base vaniglia custard, quindi molto ricercato dal mio punto di vista, nel senso che a me piace assaggiare varie vaniglie custard che ci sono in giro e questa mi aveva ispirato molto quando l'ho vista e adesso vi dirò che cosa ne penso. Da The King's Custard andiamo ad assaggiare insieme Logi Custard. Allora, oggi custard, Our Delight Sweet Custard Cream, attenzione, crema custard, quindi è un mix da descrizione sul loro sito di The King Custard, di un aromatico sentore di vaniglia custard con una base di biscotto leggerissima sotto, ma proprio leggera. Io l'ho preparato in 70-30 facendolo maturare una decina di giorni, perché comunque con le custard minimo sono 10 giorni di maturazione, minimo. Ci ho aggiunto booster con o senza nicotina, sempre come vi pare a voi, e adesso andiamo a assaggiare insieme, ma prima sigla. Allora, partiamo subito. Allora, essendo 70-30, tendente all'80-20, nel senso che da descrizione sembra che sia perfetto per andare in 80-20, questo in flavor in teoria non dovremmo andarci, ma noi, siccome siamo testardi, lo proviamo lo stesso in flavor su Alcyon 200 DNA con il mio sopra e coil da 0,33 ohm a 45 watt. Sentiamo cosa ci dice. Ragazzi, già in flavor, ragazzi, è spaziale. È buona perché è cremosa, è dolce al punto giusto, ma non stanca, e l'aroma custard è veramente un aroma ricercato, con quella lieve nota biscottosa alla fine, ma che proprio è quasi impercettibile, ma che ci sta bene nel mix. Adesso proviamola in cloud sul mio tripod di Caveman Mod e sopra l'Asgard 25 con coil da tubo. Ragazzi, è un aroma a vaniglia veramente buono. Cioè, ne ho assaggiate poche di custard così buone, devo dire la verità. Anche in cloud viene fuori un bouquet aromatico eccezionale, veramente eccezionale. Molto probabilmente starei anche sui 15 giorni, vi dico la verità. Oltre 15 giorni è perfetta, secondo me è perfetta. E dà una cremosità avvolgente veramente buona e dà un gusto proprio in uscita che è... Cioè, è lei, è una vaniglia custard con... Qui il biscotto si sente poco in cloud, devo dire la verità, si sente più in flavor perché, molto probabilmente, la parte custard ne esce un po' meno in flavor come potenza, ma in cloud comunque viene fuori una custard, ragazzi, che è buonissima, è veramente, veramente buona. Sono contento di averlo preso, sì, lo ricomprerei, assolutamente sì. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di queste varietà di custard che ci sono in giro, quale preferite voi, che eventualmente prenderò spunto per poi assaggiare qualche liquido, diciamo, custard consigliato direttamente da voi. Io con la supermeria svapatona di questa King Custard vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!